Oggi si affrontano in campo Elve Recina e Camerino Castiaramondo, il big match per eccellenza che mette di fronte le prime due teste della classifica, con Camerino Castiaramondo che già oggi con un solo punto potrebbe laurearsi campione di questo torneo e qualificarsi direttamente alla seconda categoria. Elve Recina che invece oggi ha un solo risultato utile per tentare ancora di arrivare direttamente in seconda categoria, e quello sono i tre punti. Primo pallone per l'Elve Recina. Inizia ora il match con il primo pallone toccato dai giocatori di Villa Potenza, con subito Camerino Castiaramondo che prova a buttare in avanti il pallone, che sterza ancora, non vede i compagni, allora allarga tutto con l'Elio che non arriva sul pallone, ma per sua fortuna dietro di lui c'è Bertola che sterza quasi con un colpo di tacco e pallone in profondità per Gattari. Ancora Gattari, il tiro sul secondo pallone, il pallone che sorvola di pochissimo la traversa. Intervento clamoroso, clamoroso difensivamente da parte dei giocatori di Camerino, e in particolare si tratta di Canullo con la palla profonda sulla quale però non può intervenire Bertola perché anticipa. Adesso si è libero in avanti Gattari, ancora Gattari in area di rigore, salta il portiere a porta vuota, il tiro, il salvataggio clamoroso sulla porta, ma non è finita. Ancora Gattari, sterza, prova il tiro, viene fermato qui definitivamente però dalla chiusura di Bravetti. Adesso Camerino però un'occasione con il tiro che arriva in porta, la parata, grande parata qui di Maccari sul tiro di Giacobbi. Gattari in profondità, pallone per Bertola in area di rigore, prova il tiro, adesso anche il numero 7. Subito un'altra occasione per l'Elve Recina, questa volta però c'è la parata da parte di Pierri. Pallone sul quale non interviene nessuno, schizza e ci arriva Gattari che di spalla praticamente si appoggia a Simoncini. Ancora il numero 11, prova il tiro, la grandissima parata qui di Pierri che in presa bassa si allunga. Fischia la fine del primo tempo il direttore di gara, finisce qui il primo tempo sul risultato di 0-0 tra Elve Recina e Camerino Castiaramondo, con l'unici che rimangono gli stessi che hanno iniziato il match. Inizia ora il secondo tempo con il primo pallone per i padroni di casa, numero 4 in profondità per Simoncini che sterza il tiro, il pallone che però finisce a lato, lo prova a rimettere in avanti con Ciavattini che di testa lo rispedisce al mittente Bertola, pallone per Gattari fuori area, entra in area di rigore, se la porta sul destro, il tiro e il gol dell'Elve Recina che la sblocca al minuto numero 21 con il suo numero 9, un'azione fantastica da parte dell'Elve Recina che sfruttando anche un rimpallo favorevole sul colpo di testa di Bertola serve il suo numero 9 con Gattari che se la porta sul destro e poi la mette dove Pierri non può arrivare, pallone che bacia il palo, si perde dietro la schiena dell'estremo difensore di Camerino Castiaramondo e la sblocca l'Elve Recina al 21esimo della ripresa. Il gol che al momento vale molto, vale quasi una stagione. Non indirizzato verso la porta, poi ancora in area di rigore Castiaramondo con il pallone che poi arriva direttamente sui piedi di Bravetti dopo la buona percussione di Micucci che aveva messo il pallone arretrato in area di rigore. Arriva il numero 8 alle spalle di tutta la difesa dell'Elve Regina, rimasta a guardare, il pallone che però sorvola alto la traversa. Parte il tiro e la palla che si allontana di pochissimo dalla porta di Maccari, ci ha provato Bravetti sul punto di battuta, la soluzione probabilmente sarà quella diretta, arriva ancora il numero 8 con il tiro e la parata di Maccari ancora una volta la va a togliere da sotto la traversa l'estremo difensore dell'Elve Recina che al 44esimo minuto del secondo tempo fa un intervento importantissimo togliendo una palla non forte ma ben angolata, solo di non mettere il pallone in gioco, e lo fa, lancio lungo sul quale arriva quasi la rovesciata, il tiro sotto porta, occasionissima qui per il Camerino che aveva avuto l'occasione da sotto porta con Bruciotti.
Ancora Camerino in avanti, va il cross che arriva adesso sul secondo palo, il colpo di testa. E ancora Ciupo, una grossa occasione qui, la formazione di casa ancora con Bruciotti. Arriva il triplice fischio e finisce qui. Vince l'Elve Recina 0-1 sul campo di Camerino Castelramondo. Rimandata la festa della capolista, che non ottiene oggi la matematica certezza della qualificazione in seconda categoria. 3 punti d'oro per l'Elve Recina, che riapre molte questioni, soprattutto la questione qualificazione diretta ai playoff di seconda categoria. Da Leonardo Cotognini è tutto, un ringraziamento allo studio fotografico Mirko Isidori. Allora, siamo con Mr. Lusi al termine di una grandissima partita, 3 punti d'oro che valgono quasi una stagione. Quanta soddisfazione c'è? Direi molta, ma non possiamo cantare vittoria, perché purtroppo non dipende da noi questo campionato. E sabato Camerino può vincere a Cobuccaro e mettere la parola fine, però noi dobbiamo vincere e sperare che col Bucaro, come ha fermato a noi, fermi anche il Camerino. Però prima cosa io penso sempre a noi, dopo vediamo gli altri risultati. Però oggi devo dire che i ragazzi hanno fatto una partita veramente superba e abbiamo preparata bene, i ragazzi hanno dato tutto come avevo chiesto, e alla fine sono arrivati 3 punti meritati, secondo me. Una stagione che vi ha visto praticamente combattere adesso fino all'ultima giornata per il campionato, una finale di Coppa Marche. Rispetto agli obiettivi che vi siete dati a inizio stagione, siete in linea di più o c'è qualcosa che un po' vi recriminate? Allora, ti devo dire che per una squadra di terza categoria noi abbiamo fatto, finendo la finale di Coppa, le ultime due di campionato faremo 39 partite. Per una squadra di terza categoria è tanta roba, e allora sento a dire la squadra è un po' stanca, ma ci mancherebbe. Tutte queste partite che abbiamo giocato, neanche in eccellenza giocano tutte queste partite, che si allenano 4 volte a settimana, figurate noi. Quindi devo dire che la stagione, come finirà, devo dire che è stata molto positiva, ma adesso c'è da mettere la ciliegina sulla torta. Ma se giochiamo così sono molto molto fiducioso. Allora, siamo con Marco Gattari, l'uomo che ha deciso questo match. Quanta soddisfazione c'è nel segnare un gol che ha questa importanza, questo peso, nel momento più clou della stagione, di confermarsi ancora una volta l'uomo decisivo di questa squadra? Ma l'uomo decisivo non credo, oggi abbiamo fatto una partita eccezionale tutti quanti. Non c'è gol bello, gol decisivo, è una squadra bellissima che ha fatto una splendida gara e ce la siamo meritata. E a livello di squadra adesso, quanto affiatamento, quanto fa la differenza il gruppo in questo finale di stagione? Questa gara ci dà tanta carica per affrontare le prossime due partite di campionato, però dobbiamo stare sempre concentrati sul pezzo e non sfarfallare, diciamo, e portare a casa i 3 punti che sono importantissimi. E una domanda, diciamo, un po' strana, ma preferiresti, diciamo, segnare il gol che vi dà la matematica certezza di arrivare in seconda categoria oppure un gol che vi regala la Coppa Marche? Si può rispondere tutti e due, ma è importante tutti e due, perché con tutte e due vai su. Però campionato a me personalmente gusta di più, però anche la Coppa non la buttiamo via, ecco. Siamo con Mister Micarelli, l'allenatore di Camerino Castelramondo. Una sconfitta che pesa tanto anche probabilmente sul morale, però la vedete quasi come una festa rimandata oppure si riapre una questione qualificazione diretta? Beh, no, è normale che si riapra, perché poi fino a che non c'è la matematica, speriamo che sia una festa rimandata. In ogni modo, una sconfitta. Intanto una partita veramente bella, per quella che può essere stata una partita di terza categoria ben arbitrata, dove si sono visti il ritmo di gioco e giocate sicuramente di categorie superiori. Poi loro, penso che la classica partita che loro che hanno vinto non hanno assolutamente rubato niente. Se riuscivamo a pareggiarla noi alla fine in quelle 3 o 4 occasioni sarebbe stato giusto anche il pareggio. È un peccato, perché noi col pareggio avremmo vinto il campionato.
però adesso è normale che ci sia il morale basso nello spogliatoio, ma i ragazzi stasera mi hanno dato una dimostrazione di carattere, di forza e di voglia che sono convinto che sabato ce ne metteranno altrettante. Le giro anche la domanda che ho fatto prima a Luzi, arrivati agli sgoccioli di questa stagione, come valuta la propria squadra e l'andamento rispetto agli obiettivi che vi eravate dati? Noi sicuramente sopra le aspettative, perché non eravamo dalla critica diciamo tra i favoriti, però abbiamo numeri incredibili, 13 vittorie consecutive in casa, 91 gol fatti, non perdiamo dal girone di andata contro l'Elvia Regina, quindi se ci troviamo lassù è perché penso che ce lo meritiamo sicuramente.